Una buona serata, buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica calcistica di TV6. Ovviamente questa sera Serie D, il focus tutto sulla giornata in Serie D che si è aperta ieri con il Chieti e oggi è terminata con, diciamo, nemmeno una vittoria purtroppo per le squadre di casa nostra, con la capolista Nuntaresco che si ferma in casa 1-1 contro il Tolentino, ne approfitta il Materica. Poi ovviamente faremo anche una disamina sulla corsa in alto, in basso in classifica. Non parleremo solo di questo, in apertura parleremo anche di Serie C, perché al di là del fatto che sono terminate le partite alle 17:30 e tra poco vedremo anche i risultati, praticamente ci siamo, l'esonero a Teramo di Bruno Tedino, insieme a lui va via anche il vice Carlo Marchetto e sarà Cetteo Di Mascio a traghettare la squadra biancorossa da qui fino al termine della stagione, che riparte sabato pomeriggio a Rieti contro la formazione laziale che è ultima in classifica. Ma ovviamente spazio tantissimo alla Serie D. Io in redazione saluto, vi ha tenuto compagnia questo pomeriggio Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao ciao e buonasera a tutti. E poi ritrovo con piacere il mister Alessandro Lucarelli. Ciao mister, buonasera, ben ritrovato. Buonasera a tutti. Poi ovviamente con te parleremo anche di un progetto che riguarda la Serie D, molto interessante, molto molto bello. E poi stasera andremo a ritmo dei colori, non a ritmo di musica, a ritmo dei colori. Come vedete il nostro sfondo in questo momento è bianco-rosso, perché? Perché c'è Ania Cantagalli. Ciao Ania. Ciao, buonasera a tutti. Oggi Teri a Nuntaresco, ma perché lo sfondo è bianco-rosso? Perché? Perché ci siamo? Perché parliamo di Teramo. Perché ci siamo? L'esonero, sì, manca solo l'ufficialità di Manca Bruno solo Tedino. L'ufficialità, però da quello che insomma siamo riusciti ad appurare, Cetteo Di Mascio è stato promosso, verrà promosso a allenatore del Teramo, già responsabile del settore giovanile, con lui promosso anche Marco Stella che sarà il vice già allenatore della Berretti biancorossa, e quindi è prevalsa la soluzione interna che era già l'ipotesi principale insomma nelle ultime ore, subito dopo la sconfitta contro il Monopoli. C'erano anche altre strade, c'è stata anche la strada Leonardo Colucci, che tra l'altro alcuni giocatori del Teramo conoscono anche molto bene, però a quanto abbiamo appreso, a quanto siamo riusciti ad appurare, Colucci ha rifiutato la proposta di restare, di arrivare a Teramo e rimanere soltanto fino al termine della stagione, insomma evidentemente avrebbe gradito un'ipotesi più estesa per un anno e mezzo, ecco. Quindi c'è questa promozione, ci sarà immaginiamo a breve l'ufficialità, si chiude dopo 7 mesi la guida di Bruno Tedino come allenatore del Teramo. Oggi noi abbiamo fatto vedere il cammino di Bruno Tedino, se possiamo farlo rivedere di nuovo, chiedo a Maurizio Da Guida in regia, che già ringrazio insieme a Salomone Mucci, ma a tutta la squadra, tecnici e giornalisti di TV6 che anche oggi hanno fatto un lavoro straordinario. Appare alle mie spalle, eccolo qua, 37 punti in 26 gare, media 1,43 punti a partita, diciamo, Ania, non so se te sei d'accordo, facciamo un po' anche un po' di minima cronologia, nel senso che è arrivata e arriva l'esonero dopo la sconfitta ieri nettissima contro il Monopoli. Però diciamo che nell'aria che la posizione di Tedino non fosse più salda completamente lo si sentiva già da qualche giorno. Beh, si sentiva già insomma da quanto raccontano alcuni già dopo la sconfitta contro la Viterbese, ecco, la panchina ha iniziato a traballare in maniera più decisa. La sconfitta contro il Monopoli ha fatto il resto, ecco, ha fatto maturare quella decisione che probabilmente in seno alla Teramo Calcio già era un po' nell'aria, o comunque era comunque già nei pensieri della dirigenza, ecco, come una valutazione in atto, forse non tanto per i risultati ultimi, perché alla fine comunque il Teramo aveva iniziato anche molto bene il girone di ritorno, quanto forse per un poco mordente che c'era nelle ultime prestazioni da parte della squadra. Ieri è stato
probabilmente l'emblema più eclatante, quindi forse magari anche sentito i giocatori, perché poi queste decisioni non vengono mai prese in maniera del tutto autonoma, senza sentire la squadra, si è preferito insomma interrompere il rapporto con Bruno Tedino, che ricordiamo comunque è legato al Teramo fino al giugno 2021. Se non ricordo male c'era anche un'opzione per il terzo anno, ma si parte 2+1. Sì, si è fermato un biennale con il tecnico e con il secondo Carlo Marchetto. Tutti gli altri membri dello staff rimangono a Teramo, e sono solo loro due che verranno appunto sostituiti da Di Mascio e da Marco Stella. E da Marco Stella. Oh, mister, non ti chiedo di entrare nello specifico, però insomma, quando un collega di fatto viene esonerato è sempre un po' una sconfitta di un progetto tattico, che è quello che aveva in mente il Teramo quando è andato a prendere Bruno Tedino? Sì, io poi ho seguito comunque un po' il Teramo, perché ecco, con l'avvento di questo presidente molto ambizioso, che ha fatto degli investimenti importanti sia a livello strutturale che poi a livello anche di rosa, non so adesso con precisione qual era l'obiettivo inizio anno, perché secondo me dipende sempre un po' dagli obiettivi della società che chiede al proprio allenatore, all'area tecnica. Però nell'area un po' si sentiva questa un po' di sfiducia, io dall'esterno un pochettino percepivo questo, e alla fine ci si è arrivati, perché poi si avvitano certe situazioni, tipo i gol, la partita di ieri che doveva essere una partita di rilancio e tu prendi 3 gol nel primo tempo e capisci che qualcosa ormai sta andando, e perdono fiducia anche i calciatori, perché poi queste cose vuoi non vuoi i calciatori lo sentono, la negatività di un momento, e quindi se chi ci rimette naturalmente è l'allenatore. Io penso che bisogna vedere qual era l'obiettivo. Io adesso non so qual era l'obiettivo, se era quello di stare tra le prime 5-6, insomma. Allora il Teramo è settimo, se manda via l'allenatore. Però ci sono anche l'Avellino, ci sono altre squadre come il Catania. È vero che il Monopoli è la rivelazione insieme ad altre due squadre, però cioè, a sensazione, io provo ad andare a logica. Se il Teramo, e vediamo, così ne approfittiamo per vedere la classifica alla luce dei risultati, facciamo un po' sconvolgiamo la scaletta, vediamo pure la classifica. Il Teramo è settimo insieme al Catania, se viene mandato via l'allenatore che è settimo, evidentemente immagino che l'obiettivo sia insomma intorno alla Ternana. Però se fanno un contratto di 2 anni più 1, io credo che quest'anno per logica avrebbe potuto stringere i denti, dare ancora più fiducia e non far percepire subito i malumori della piazza, perché se fanno un contratto di 2 anni più l'opzione poteva essere un progetto da iniziare. Il Teramo alla fine è il primo anno che si riaffaccia in questa maniera in un campionato con ambizioni, ma non sempre può riuscire. Queste però sono mie valutazioni. Certo. Andrea, rapidissimamente vengo anche da te per chiederti sì, insomma, diceva il mister i malumori della piazza, ma i malumori inizialmente erano della piazza o della dirigenza? Perché io penso che questa sia già una domanda a cui rispondere, forse più della dirigenza che della piazza. La piazza forse più in queste ultime settimane, la dirigenza probabilmente già da prima. Ma quello che preoccupa non è tanto la posizione di classifica, che ci potrebbe anche stare, il problema è il distacco, non solo in termini di punti ma anche in termini di prestazioni. Cioè il Teramo ha 37 punti, il Monopoli ne ha 51, ma ieri i punti di distacco non erano 14, ne erano 30. Il Teramo ha 37 punti, la Regina ne ha 60, ci sono 23 punti di differenza, ma nello scontro diretto ne sono sembrati 50. Cioè, il problema è che quello che è stato costruito non ha dato quello che ci si aspettava, e il Teramo poteva stare più in alto a livello di classifica e penso che quello potesse essere l'obiettivo, ma poi cammin facendo ci si è accorti che il distacco è anche superiore rispetto a quello che dice la classifica rispetto alle migliori, perché semmai l'andare avanti, il lavorare, il cercare di migliorare questa squadra non ha portato a quell'avvicinamento con le squadre, avvicinamento non solo in classifica ma anche come rendimento, non ha portato tutto questo a quell'avvicinamento. Quindi questo è lo spaccato che ci si propone davanti, e di fronte a questo spaccato io penso che
Tedino ha le sue responsabilità, ma anche la società, a partire dal general manager Iaconi, abbia delle responsabilità in tutto questo. Di Mascio non ha mai allenato una prima squadra, ci scrivo. In realtà lo ha fatto in due circostanze a Pescara, ma veramente in maniera flash. Ricordiamo 98-99. Una partita. Come si fa a criticare il Teramo? Stanno sparendo tutte. Allora, in realtà se si prende la decisione di esonerare un allenatore, forse la critica sta in primis in chi decide, altrimenti uno l'allenatore se lo tiene, se è contento. Diciamo in due occasioni, Andrea, 98-99, dopo l'esonero di Francesco Giorgini a Pescara e prima dell'arrivo di Luigi De Canio. Sì, quello fu un interim proprio. Sì. Invece nel secondo caso fu un tentativo di salvare Caprecavoli nelle ultime giornate campionato di Serie B. Lui prese il posto di Ivo Iaconi, allora anche Cito Di Mascio si occupava delle giovanili del Pescara, della Primavera. Fu messo in prima squadra cercando una risalita difficile, non arrivarono i risultati, arrivò una retrocessione e poi il Pescara comunque fu ripescato e quindi rifece il campionato di Serie B. Ma queste sono le apparizioni di Cetteo Di Mascio, sì, in prima squadra. Va bene. Ovviamente se arriverà la notizia, sì. No, io ci tengo poi a dire una cosa, che fare il secondo e poi diventare primo, allenare sempre il settore giovanile e andare poi in prima squadra è un altro sport. Cioè, nel senso, l'allenatore, quando ti trovi poi in una prima squadra di adulti, di persone che hanno famiglia, comunque persone che vogliono crescere, arrivare, e devi fare delle scelte, è completamente diverso da fare le scelte in primavera agli allievi nazionali, certo, o da secondo che non fai scelte. Quindi quando ti trovi là, la differenza è proprio che dovrai prima o poi prendere delle decisioni, e là si dimostra se tu sei in grado. Ma infatti, mister, la sensazione che si percepisce dal di qua è quasi che si sia alzata bandiera bianca, perché quando una società che parte con certe ambizioni che non vengono così tanto celate fa un mercato dove cede due punte che hanno deluso e non le rimpiazza, quindi si va al risparmio sostanzialmente, perché c'era modo di prendere degli attaccanti anche giovani per cercare di fare questo benedetto minutaggio, non lo si è fatto. Ora si toglie un allenatore e viene messo il responsabile del settore giovanile. Sembrano proprio delle scelte improntate a ok, per quest'anno davvero proprio ci arrendiamo, perché un altro club che ha ambizioni toglie un allenatore importante, prova a metterne un altro importante, prova a risalire la classifica e a giocarsi tutto nei playoff, comunque a non interrompere quel processo di crescita che si è cercato di intraprendere all'inizio e dare continuità anche in futuro. Invece qui si è deciso di fare una cesura, cioè il mercato e la scelta dell'allenatore sono stati uno stop totale rispetto a quello che si è pianificato in estate, e io penso che questo sia ancora più preoccupante, perché a questo punto non si capisce se si voglia crescere e proseguire un percorso di crescita anche attraverso un esonero, oppure se ci si voglia fermare, perché queste scelte mi danno più la sensazione che sia l'ipotesi B. Chiarissimo Andrea. Allora, adesso chiudiamo la parentesi legata al Teramo, ovviamente qualora arrivasse l'ufficialità interromperemo per un attimo la Serie D, tanto oramai la notizia la sapete, esonerato Bruno Tedino insieme al vice Carlo Marchetto e arriva Cetteo Di Mascio. Il vero problema è questo girone, che è molto difficile, probabilmente sì, ma gli altri non sono molto più semplici di questo. Comunque, Serie D adesso, entriamo nel vivo, i risultati e la classifica. Fiuggi Agnonese 1-0, Avezzano Recanatese 0-0, Campobasso Porto Sant'Elpidio 3-0, Chieti Monte Giorgio 2-2, Giulianova Cattolica 1-1, Jesina Pineto 1-1, Notaresco Torrentino 1-1, San Giustese Materica 0-2, Vasto Girardi Vastese 2-1. La classifica, con il Notaresco che ha 52 punti, 49, il Materica arriva a meno 3, 49 per la squadra di Colavitto, 46 per il Campobasso, 45 per la Recanatese, 39 per Agnonese e Pineto, 36 per la Vastese, 35 per il Monte Giorgio, 33 per Fiuggi e Vasto Girardi, 32 per il Tolentino, 28 per il Porto Sant'Elpidio, 22 per Cattolica e Giulianova, 20 per San Giustese e Avezzano, 18 per il Chieti, 13 punti per la Jesina. Rientriamo perché magicamente sono cambiate le colorazioni delle nostre luci, sono diventate rosso-blu, no, Zeman Teramo, non è impossibile,
sono diventate rossoblù perché te, Ania, oggi eri al Savini di Notaresco, e allora io direi di andarci a vedere la partita. È terminata 1-1 tra Notaresco e Tolentino. Il Notaresco rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria, che al Savini manca dal 15 dicembre. Finisce 1-1 contro il Tolentino, che trova il pari al 91esimo, e con il Matelica che, battendo la San Giustese, si avvicina a 3 punti da rossoblù. Consueto 4-3-3 del Notaresco, con Marcelli a scontare la seconda giornata di squalifica e con il tridente Sansovini, Romano e Cancelli. Il Tolentino, forse la squadra più in forma del momento, manda invece subito in campo gli ex Padovani e Ruci, oltre al bomber De Cremis in Minnozzi. Il Notaresco vive un primo tempo in cui manifesta una superiorità evidente rispetto agli avversari, senza però riuscire a concretizzare. Il festival delle occasioni lo inizia Sansovini, che al nono va via in sombrero e poi fa partire un tiro che si spegne di poco al lato. Poco dopo Raffaello cambia gioco ancora per Sansovini, che rientra sul mancino ma non trova lo specchio della porta. Passano pochi istanti e da un cross di Blando dalla sinistra Sansovini si ritrova praticamente il pallone addosso ed involontariamente appoggia a Bucosse. Al 14esimo è ancora Notaresco con una punizione calciata da Frulla che termina di poco alta. La formazione di Vagnoni mette in mostra in alcuni frangenti eccessiva frenesia per provare a passare in vantaggio, sbagliando scelte o ultimo passaggio. Al 33esimo Sansovini ci prova ancora, questa volta da punizione, ma anche in questo caso non trovando lo specchio. Il Tolentino non mette praticamente mai in pensiero Scotti, tanto che il tecnico Andrea Mosconi, prima di rientrare negli spogliatoi, calcia via una borraccia a bordo campo, evidentemente adirato con i suoi. Al 43esimo Frulla mette in mezzo per Cancelli, che non trova di testa però l'impatto con la sfera. La ripresa inizia con un tentativo alto dell'ex Ruci, ma si prosegue sulla falsa riga del primo tempo, ovvero con il Notaresco in pressione a caccia del vantaggio. All'11esimo Blando trova Sansovini in area, ma il tocco di prima intenzione dell'attaccante non trova ancora una volta la porta. Un minuto dopo spetta a Raffaello provarci, ancora con conclusione alta sulla traversa. La gara attraversa poi una fase in cui il Tolentino prova ad alzare il baricentro, non creando grosse occasioni ma tenendo i rossoblù lontano dalla propria porta. Vagnoni allora cambia qualcosa, inserendo Mele e Fagioli, ed il Notaresco torna a premere. Proprio da un fallo subito da Fagioli, Frulla va a battere un calcio di punizione e disegna al 37esimo una traiettoria perfetta per il vantaggio del Notaresco. La gioia rossoblù però dura poco, perché nel corso del primo minuto di recupero Laborì trova il gol che sarà del definitivo pareggio. Con il Matelica a 3 punti sarà fondamentale adesso per i rossoblù mantenere i nervi saldi. Domenica prossima trasferta contro l'Atletico Porto Sant'Elpidio. Mister, partiamo ovviamente dalla fine, dal rammarico che immaginiamo che ha, è tanto, e anche da quella discussione con il suo collega del Tolentino. Lui ha detto che ha fatto, che era una partita da pareggio, ma mi sembra che invece qui il San Nicola Notaresco ha fatto una grande prestazione, ha giocato nella metà campo del Tolentino, anche che ne dica Mosconi, come abbiamo riconosciuto all'andata che forse era una partita da pareggio. Credo che oggi il Tolentino si sia affacciato raramente nel nostro metà campo, invece noi abbiamo fatto tanta mole di gioco, forse abbiamo calciato poco in porta, abbiamo fatto parare poco il portiere, ma mi sembra che abbiamo fatto di tutto per cercare di far gol, cercare di vincerla, li abbiamo messi nella metà campo e su una disattenzione anche nostra, perché lì a palla Ghiani e poteva benissimo cercare Gaetani, ma prima di questa azione Gaetani aveva una palla da portare via e da portarla sulla bandierina e magari prendere anche fallo, e invece abbiamo calciato 40 metri e questo atteggiamento non va bene, perché poi adesso come facciamo mezzo errore prendiamo gol. Però poi hanno trovato questo gol della domenica, perché poi la palla si è infilata proprio sotto l'incrocio dei pali, però il segnalino non può non sbandierare un fallo evidente di mano che lo stesso giocatore Oliveri ha conosciuto, una palla sistemata, era lì a un metro. Il problema è che ci abitano come ultimi, non vogliamo niente, vogliamo solamente un po' più di rispetto e le cose che giuste. No, in Matelica non manco guardato, ma sicuramente era una partita non proibitiva lì a San Giusto, so che la San Giustese era un attimino in difficoltà, quindi si sapeva che vincesse, ma noi dovevamo vincere la nostra partita e quindi
Il vento l'abbiamo cambiato un po' noi con certi errori che non dovevamo manifestare, soprattutto in un momento così importante. L'ultima sulle condizioni di Sansovini, abbiamo visto che è uscito toccandosi un po' il flessore della gamba destra, mi pare. Sansovini aveva questo problema prima, l'abbiamo gestito discretamente, anzi si è allenato molto bene questa settimana, poi quando gioco i 90 minuti, l'intensità della gara, la tensione del risultato, perché poi non è che stavamo vincendo 1-0, si vinceva 1-0, una partita tirata ti porta anche ad avere una tensione in più e anche un problema muscolare che adesso dobbiamo gestire. Però non è tanto il problema muscolare da saper gestire, adesso il discorso è che mandare giù questo pareggio non è semplice, quindi dobbiamo per forza di cose mettere nel dimenticato subito, perché poi altrimenti è un pareggio che ci dà fastidio nella testa e nelle gambe. Mister, un pareggio che conferma il vostro ottimo stato di forma. Sì, noi le ultime 10 partite siamo la squadra che ha fatto più punti di tutti insieme a Campobasso e Matelica. Siamo in un buon momento, la squadra sta bene, in salute. Penso che oggi alla fine sia un pareggio giusto, perché Notaresco ha fatto benissimo il primo tempo e noi abbiamo fatto bene il secondo tempo. I due gol sono magari due ingenuità, perché il fallo del Notaresco non era fallo e magari il gol nostro è stato iniziato da mezza mano, però penso che la partita sia stata in equilibrio, bella partita, e penso che alla fine il risultato sia giusto, perché i portieri in fin dei conti, né quello del Tolentino né quello del Notaresco, hanno compiuto un intervento, e penso che alla fine il risultato vada bene per entrambe le parti. È normale, non riesco a punto a vincere il campionato, noi, la vittoria del campionato nostro è la salvezza. Dunque 1-1 tra Notaresco e Tolentino. Mister, fossi tu seduto sulla panchina del Notaresco, a questo punto avresti paura? Mi è capitato di stare in questa situazione, che sono i momenti più complicati da gestire, però è proprio lì che si fa un po', si cerca di fare la differenza. Io credo che Notaresco abbia fatto fino adesso un grandissimo campionato. Se non ce la dovesse fare, mi auguro naturalmente che ce la faccia, però se non ce la dovesse fare deve essere solo contenta, perché ha fatto una stagione incredibile, una società molto competente, un presidente che indovina quasi tutto insieme ai suoi e all'area tecnica. Non deve, se non dovesse riuscire, perché in questo momento la tendenza, purtroppo il trend non è positivo, deve rimanere l'aspetto positivo di una squadra, una stagione clamorosa, dove si è parlato di Notaresco da tutte le parti. E nel calcio ci si dimentica troppo facilmente, sì. Però adesso oggettivamente si sta mettendo un po', dalle dichiarazioni che vedo, che sento, insomma, un pochettino sembra quasi, c'è un minimo di rassegnazione. Ma è normale, un po' di sconforto. In realtà le squadre come Campobasso, Matelica, hanno secondo me un organico più forte. Aia, che partita è stata quella di questo pomeriggio? Poi sentiremo anche Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco e presidente della provincia. Nel primo tempo, in generale, il Tolentino non è che ha fatto molto, è una squadra sicuramente tra le più in forma del campionato, però ha fatto almeno quest'oggi davvero davvero poco per arrivare poi a questo pareggio, che purtroppo per il Notaresco è alla fine arrivato. Nel primo tempo c'è stata una supremazia netta, seppur magari in questo momento la manovra di gioco del Notaresco non è più fluida come lo era prima, probabilmente anche, non solo la condizione fisica, ma anche la pressione del fatto di un Matelica che sta risalendo, la pressione del momento in generale del campionato può farsi sentire in una squadra che comunque ha sempre fatto bene, come diceva il mister, sta facendo molto bene, però siamo arrivati a un momento importante della stagione e adesso conta ancora di più continuare a fare bene, quindi magari questa pressione un pochino va a pesare sulle spalle di alcuni giocatori, però nel primo tempo il Notaresco ha creato tanto, magari non avrà centrato lo specchio della porta, ma ha avuto diverse occasioni, soprattutto con Sansovini, e non è stato fortunato. Nel secondo tempo un pochino il Tolentino ha alzato il baricentro, non creando granché in ogni caso, ma tenendo il Notaresco un po' più lontano rispetto alla propria porta, e poi Frulla aveva insomma un po' illuso con questo calcio di punizione disegnato alla perfezione al 37esimo, e in quel momento, sai,
non è che manchi molto, quindi certo. Pensi adesso cerchiamo di tenerlo questo risultato, ecco, soprattutto poi in casa. E poi purtroppo arriva magari esatto il gol della domenica che scombussola un po' i piani e condanna di nuovo il Notaresco a rimandare l'appuntamento con la vittoria interna, ecco. Oh, vi faccio vedere, prima di ascoltare le dichiarazioni di Diego Di Bonaventura, vi faccio vedere la corsa al vertice di questo campionato, Andrea, perché a questo punto come la vedi? La flessione del Notaresco un po' c'è ed è anche, innanzitutto diciamo che non riesce ancora a vincere la prima partita in casa del 2020. Ma la marcia del Notaresco in questo momento è la marcia di una squadra che deve salvarsi. Il Notaresco è ancora, l'ho detto la scorsa settimana, è ancora in testa perché ha fatto un girone d'andata debordante e ora riesce a essere ancora in testa alla classifica con allora 5, ora 3 punti di vantaggio, pur avendo una marcia da squadra che si deve salvare perché i punti fatti nel girone di ritorno sono pochi. Però appunto, nonostante tutto, il Notaresco è ancora in testa alla classifica ed è a questo che bisogna aggrapparsi. Poi ci sono partite come quelle di oggi che giochi, crei tanto. Il Notaresco ha vinto anche diverse partite con grande cinismo in passato, ce lo ricordiamo bene, e oggi poteva concretizzare molto di più, lo ha fatto solo alla fine con una punizione Eurogol di Frulla, poi anche il Tolentino si è inventato questo Eurogol, ma ad esempio, lo ricordava Vagnoni, all'andata se fosse finita in parità la partita tra Tolentino e Notaresco c'era poco da dire, quindi tutto questo va messo in conto. Io rischio di ripetermi, la ricetta è mantenere spensieratezza, poi se la squadra è stanca fisicamente o mentalmente questo lo dirà il tempo, lo dirà il campo, però l'importante è che la squadra mantenga la spensieratezza. La squadra è ancora in testa, anche se dovesse andare male persino domenica prossima e le altre vincono, resterà comunque in testa, poi ci sarà lo scontro diretto e poi le altre squadre, se vogliono vincere il campionato, devono continuare a trottare anche dopo un eventuale sorpasso, se mai sorpasso ci sarà. Però io confido nel fatto che il Notaresco prima o poi possa ritrovare dentro in se stesso delle ulteriori energie, perché se c'è una scintilla che farà passare questo momento di depressione, perché tu senti che non riesci più a vincere le partite con la stessa facilità, c'è sempre qualcosa che ti va storto ultimamente mentre prima ti andava tutto bene, se ritrova una scintilla magari il mondo torna come al girone d'andata. Stiamo a vedere, e l'auspicio è che la squadra possa riprendersi. Più fiducia, più ottimismo, più spensieratezza. Lo so che non è facile perché io sono in poltrona e loro vanno a giocare, però certo. È l'unica ricetta, la principale ricetta per provarci fino in fondo. Mister, l'andamento com'è secondo te? Beh, adesso un po' si sta compensando, dai, questo inizio stagione clamoroso del Notaresco. Certo. E adesso bisognerebbe, giusto quello che dice secondo me Andrea, trovare una scintilla, però la devono trovare loro, l'allenatore deve fare qualcosa insieme alla società, insieme. Ma rimane secondo te il Notaresco la favorita a questo campionato? No, assolutamente, il trend dice di no, se uno vuole essere obiettivo. Chi è la favorita? Il Matelica adesso? Matelica, io ho sempre visto pure molto il campo basso, che anche se ha perso quei 2-4 punti con l'Avezzano e mi sembra il Pineto che vinceva facilmente, però in realtà fa parte di un cammino, perché poi ne ha fatti tanti di punti anche il campo basso, quindi però il Notaresco secondo me, io fossi là ci crederei ancora e tanto, mi inventerei di tutto per poter rimanere lì davanti, quindi secondo me il mister è ancora, l'importante è non dare alibi alla squadra. Oh, intanto è ufficiale, Ania, vero? È stato sollevato dall'incarico Bruno Tedino, torniamo per un attimo, piccola parentesi, in casa Teramo, solo per darvi l'ufficialità della decisione che tra poco vedremo anche in grafica, presa ovviamente dal eccolo qua, dal sito web della Teramo Calcio, sollevato dall'incarico il responsabile tecnico Bruno Tedino, con lui, come avevamo detto in apertura, il vice Carlo Marchetto e ovviamente poi le frasi di Prassi, augura le migliori fortune. Nelle prossime ore verrà reso noto il nome del nuovo allenatore, che come detto sarà Cetteo Di Mascio, che viene promosso dalla primavera alla prima squadra. Ania, ha protestato il Notaresco per adesso il silenzio stampa, non lo so, ha protestato un po' il Notaresco per
Come si arriva al gol dell'1-1? Sì, Bagnoni l'ha sottolineato nell'intervista per un fallo di mano di Olivieri. Vediamolo. Che insomma avrebbe, e sembra dalle immagini, effettivamente esserci. Mister, che dici? Bel pugno gli dà il pallone? Sì, sì, lo sposta in maniera abbastanza evidente. Non lo so che cosa abbia visto il guardalinee, cioè forse la gamba alzata del difensore del Notaresco. Ecco, mi sembra, però insomma è abbastanza evidente la traiettoria che cambia. Sì, Andrea? Beh sì, è evidente, ma non so poi che cosa è successo, la palla è finita fuori o è stata giocata subito? Quella è l'azione che porta al gol praticamente del non pareggio. Si interrompe mai questa azione, vero Vania? Mi pare di no. Ok, beh sì, fallo c'è, netto. Ok, ci ascoltiamo le dichiarazioni di Diego Di Bonaventura, sindaco di Notaresco e anche presidente della provincia di Teramo. Lo ascoltiamo al tuo microfono. Sindaco, un pareggio che insomma lascia qualche rammarico, per usare un eufemismo, anche a lei. Ecco, ecco, più di un rammarico, ecco, dispiace perché la partita era quasi vinta, purtroppo è andata così, sono un po' di domeniche che vanno così. Ecco, noi ci stiamo, quello che chiediamo sempre è quel rispetto per la nostra società, la nostra squadra che ha una storia, perché ecco, noi non vogliamo nulla, ecco, però non vogliamo che ci tolgano ecco, nulla. Ecco, noi andiamo avanti per la nostra strada, abbiamo ecco, le potenzialità per arrivare fino alla fine e niente, ecco, sono due o tre partite che ci danno, ecco, non ci danno ragione, però ecco, l'importante è che sia il campo che non ci dà ragione. È un concetto che ha espresso anche il tecnico Bagnoni al termine di questa gara, insomma a volte dalla direzione arbitrale non arriva, magari secondo il Notaresco, delle decisioni giuste. Ecco, ecco, io non parlo mai ecco, degli arbitri, ecco, però ecco, perciò dico io voglio che il campo ci dia torto ragione, ecco, non voglio che altre pensieri, oppure ecco, è un club che è piccolo, no? Allora è meglio che, ecco, noi vogliamo farci ecco, la nostra storia, poi se va ok, ma andrà come pensiamo, ecco, siamo ancora a tre punti sopra, ecco, chiediamo solamente rispetto come diceva il direttore e il mister, poi sarà il campo a dire chi è più forte e deve vincere questo campionato. Lei però è fiducioso? Sì, sì, io sono per la speranza, io sono l'uomo della speranza, dico solo che dobbiamo continuare a sognare, perché solo chi sogna realizza l'impossibile. Allora, chiaro, chiarissimo, Diego Di Bonaventura ha detto l'importante è che sia il campo a darci torto, però forse diciamo un po' amareggiato dopo la gara, perché poi fondamentalmente sì, il tocco di mano probabilmente c'è, però... Beh, molto amareggiato, poi molto partecipe anche il sindaco e presidente della provincia di Teramo nelle gare del Notaresco, in generale nelle vicende della squadra del Notaresco, quindi molto molto amareggiato. Io credo che sia adesso importante saper gestire la pressione, sì, nel Notaresco, uscire fuori da questo momento, cercare, come ha detto, come si è detto, insomma, la scintilla per superare questo momento complicato, trovare nuova linfa e arrivare poi fino alla fine. Adesso bisogna davvero avere il sangue freddo, sarà importante la dirigenza, sarà importante l'allenatore, saranno ovviamente importanti i giocatori, ma prima di tutto, prima dei giocatori, sarà importante la vicinanza della dirigenza e quello che riuscirà a fare, insomma, per cercare di superare questo momento insieme. Mister, sì, devo dare pubblicità, Andrea. Sì, sì, rapidissimamente. Sarà fondamentale lo scontro diretto tra Notaresco e Materica. Ho visto anche un po' il calendario di Materica mi sembra leggermente superiore, però il Notaresco sa che se è ancora davanti con quella partita può dare una strattonata al campionato. Se il Materica dovesse andare al sorpasso, quella partita è la grande opportunità per ritornare davanti, quindi almeno fino a quella partita massima fiducia a te. Grazie, grazie Andrea, per preciso e soprattutto rapido per andare in pubblicità. Mister, ti chiedevano se con la squadra lo scorso anno, ovviamente tifoso del Chieti, in eccellenza in Serie D avreste fatto bene. Ci rispondi dopo, perché abbiamo ancora tanto tempo, noi ci fermiamo per la pubblicità. Grazie Ania per essere stata con noi, hai beccato in extremis il comunicato ufficiale dell'esonero di Tedino. Al rientro dalla pubblicità andremo al Fadini di Giulianova per spostarci nella parte bassa della graduatoria per vedere Giulianova Cattolica. Tutto questo dopo la pubblicità. Di nuovo insieme ritorniamo per parlare ancora di tanta Serie D. Come vedete, cambiata ancora, il colore, la cromia giallorossa ci porta a Giulianova Cattolica. Il servizio è di Roberta Di Sante.
Il Giulianova non sa più vincere e nello scontro diretto col Cattolica non riesce ad andare oltre l'1-1, un punticino che in chiave classifica serve poco ad entrambe. Senza Nazzari e Federico Di Paolo squalificati per del grosso spazio in difesa a Ferrini, Diamutene e Gueye, Castiglia detta i tempi e Torelli ispira la coppia d'attacco Cesario-Francesco Di Paolo. Nel Cattolica assenti per infortunio Maggioli, Rizzitelli, Somme e Barellini. Cascione conferma per 9 undicesimi la formazione che ha battuto il Chieti, ad eccezione dell'inserimento tra i pali di Pedero e a centrocampo di Pasquini, preferito a Cannoni, che come l'ex di giornata Morga parte dalla panchina. Il Giulianova approccia bene la partita, al quinto potrebbe già passare in vantaggio, ma la girata di prima intenzione di Torelli è alta. Dopo la sconfitta di Recanati, i tifosi chiedono impegno e determinazione alla squadra e la risposta sembra arrivare con il Giulianova che, ben messo in campo, si rende pericoloso anche al 24esimo, quando Ferrini entra in area dalla destra e conclude sul primo palo con la sfera che esce di un niente. Poi sul proseguo dell'azione Diamutene spedisce al lato. I locali tengono in mano il pallino del gioco, cercano di fare la partita al cospetto di un Cattolica più attendista. Al 29esimo Ramcu scambia con Barlafante, l'appoggio per Francesco Di Paolo e la conclusione che si infrange sul muro romagnolo, col Cattolica tutto chiuso nella propria metà campo, pericoloso fino alla mezz'ora. Ma al 38esimo arriva la doccia gelata per il Giulianova, un cidico Cattolica alla prima occasione passa. Croci dalla sinistra serve in area Battistini, che è lasciato libero di impattare, angola bene in sacca a fil di palo con Bifulco che non ci arriva. Si va così al riposo a sorpresa sul parziale di 1-0 in favore degli ospiti. Giulianova costretto a inseguire nella ripresa. Federico Del Grosso getta nella mischia anche Suriano richiamando a sé Castiglia, ma al settimo rischia grosso quando Gasperoni chiama in causa il miglior Bifulco, che respinge con i piedi tenendo a galla i giallorossi di casa. Gol mangiato, gol subito dal possibile 0-2 all'1-1 e un attimo, e al 19esimo il Giulianova pareggia i conti. Su azione d'angolo battuto da Barlafante, Torelli trova la girata di prima intenzione, fredda l'estremo romagnolo e riapre la partita. Le squadre si allungano e lasciano maggiori spazi all'iniziativa avversaria. Al 37esimo il Cattolica a non approfittarne, con Gaiola che da posizione impedisce incredibile bersaglio. La risposta dei locali al 43esimo, quando Ferrini serve in area Cesario che, sbilanciato, spedisce oltre il legno trasversale. Ultimo squillo al 44esimo, Suriano prova a mettere in movimento Balducci che però non c'entra lo specchio. Termina così senza vincitori, con le due squadre che fanno un piccolo passo in avanti in classifica e rosicchiano un punto in Porto Sant'Elpidio, pur restando invischiate in piena lotta play-out per un cammino che resta in salita. Mister Cascione, questo 1-1 in realtà serve a poco ad entrambe perché muove poco la classifica. Questa era una partita che forse si doveva vincere. Ma guarda, non sono del tutto scontento, ti dico la verità, perché comunque abbiamo trovato davanti una squadra intanto che gioca in casa con un pubblico caldo, e quindi sapevamo che il ritmo sarebbe stato molto alto, e così è stato. Infatti abbiamo sofferti molto i primi 20 minuti perché non abbiamo preso bene le misure, siamo scesi un po' timorosi, abbiamo accusato un pochino la loro aggressività e sono stati bravi soprattutto sulle seconde palle, hanno anche provato comunque a giocare e riuscivano a andare da una parte all'altra e noi facevamo fatica a accorciare. Poi dopo il gol loro gli è preso un po' di ansia e siamo riusciti a prendere un po' campo, abbiamo chiuso bene il primo tempo, il secondo ci siamo abbassati di nuovo, ma era inevitabile perché era una partita difficile, sapevo che comunque è difficile attaccare alti perché con le palle lunghe poi dopo fai fatica dopo a accorciare verso i difensori. Nonostante ciò non abbiamo giocato bene perché comunque anche il campo non lo permetteva, però nonostante tutto abbiamo avuto 3 o 4 occasioni, abbiamo avuto l'occasione davanti alla porta per chiudere la partita e poi dopo Giulianova è una squadra che ci crede fino alla fine, le hanno provate tutte e alla fine comunque dai, il risultato secondo me è giusto. Mister Federico Del Grosso, un 1-1 che serve a poco ad entrambe. Sì, se guardiamo la classifica serve a poco, ha ridotto dei 7 punti in 6, ma non viviamo sicuramente per guardare chi dobbiamo raggiungere, ma viviamo solamente di domenica in domenica cercando di vincere.
purtroppo questa vittoria manca da tanto, non arriva, però io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché nonostante tutto ciò che ci gira intorno, hanno espresso una buona prestazione, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, abbiamo pagato una distrazione che purtroppo può capitare, però non credo che il nostro portiere Bifulco abbia fatto una parata, anche se questi episodi non vengono mai messi in evidenza. Siete stati oggetto di contestazione domenica scorsa dopo la partita di Recanati, insomma anche questi episodi sicuramente incidono soprattutto mentalmente. Ma da che mondo è mondo, le contestazioni a volte riescono anche a dare un segnale positivo alla squadra, una reazione, cosa che c'è stata. Della contestazione io degli ultra non posso dire niente, anzi se contestavano anche un mese fa nessuno diceva niente. L'importante è rimanere nei limiti della contestazione, che questo non è un problema questo. Lei mister ci mette la faccia, ce la sta mettendo anche oggi, pensa che sia possibile per il Giulianova riuscire a recuperare questo gap? Io ci metto la faccia perché prima cosa se accetto le sfide le porto fino alla fine, non mi sono mai nascosto davanti a niente e nessuno e soprattutto credo nel lavoro che sto facendo. Io penso sempre che chi lotta può anche perdere, chi non lotta mai è già perso in partenza, quindi noi lottiamo, da martedì ci rimettiamo al lavoro senza nessun problema. Insomma, situazione complicata in casa Giulianova. Intanto diamo la buona serata e il benvenuto a Massimo Silva, allenatore della Vastese. Buonasera e benvenuto, buonasera, mister. Buonasera a voi. Dopo vedremo anche il servizio di Vasto Gerardi Vastese, oggi prima sconfitta da quando è arrivato sulla panchina, sulla panchina giallorossa. Invece a mister Lucarelli chiedo, oggi era una gara per il Giulianova da vincere assolutamente. Il fatto di non averlo fatto complica un po' le cose. Poi è vero, ha ragione Roberta quando dice che il pareggio serve a poco ad entrambe e forse noi che siamo di parte ancor meno al Giulianova. Sì, anche perché vengono da una brutta sconfitta, forse anche immeritata a Recanati negli ultimi minuti, quindi una vittoria oggi sarebbe stata sicuramente importante, anche se il Cattolica delle squadre giù in fondo è quella più in forma, è quella che sta facendo più punti con regolarità, quindi ha preso un andamento importante e laggiù la vedo come la più, diciamo, in forma tra quelle che se vogliono provare, anche se è difficile, a uscire dalla zona play-out. E alla fine, per come si era messa la partita, il pareggio invece può essere una cosa positiva, non aver perso. Certo, il pareggio deve essere, come sempre è stato per il Giulianova, un fortino. In questo momento, quest'anno un po' meno lo sta succedendo questo, però diciamo che alla fine non perdere, per quanto sia in questo momento, dà pure un po' di fiducia, perché stanno tutte lì, non è scappata via il Cattolica. Certo. Andrea, hai sentito De Grosso, ha parlato anche della contestazione. Intanto, grande Roberta, un bacio dal Fadini, i tuoi fan, addirittura la nostra Roberta Di Santa, ai fan che le mandano un bacio dal Fadini. Noi ovviamente io ringrazio in suo nome, in sua vece, i fan di Roberta. Diciamo, ha parlato anche della contestazione perché c'è stata dopo la sconfitta di Recanati, dopo quelle dichiarazioni nel post gara, dopo il pareggio, sono venuti a chiedermi il cambio in quattro giocatori, insomma le cose sono un po' complicate adesso. Poi ti faccio vedere anche la corsa alla salvezza mentre tu parli. Sono complicate, però io francamente, Federico De Grosso, non posso, nei suoi confronti non posso dire proprio nulla, perché lui ci sta mettendo la faccia e sta allenando in una condizione molto difficile. La società, insomma, il presidente Bartolini è molto tempo che non si vede, quindi insomma la sua presenza in questo momento non c'è. E qualcuno potrà dire beh, meglio, però una società presente
è sempre la cosa migliore per un allenatore. Il gruppo comunque è stato indebolito, e lo abbiamo già detto, questa squadra non ha grandi valori di natura tecnica, quindi bisogna fare di necessità virtù. Ripeto, Del Grosso riesce a dare alla squadra quella carica agonistica che lui aveva da giocatore, e quando riesce in questo comunque riesce nella cosa più importante. Poi ci sono dei limiti, e contro quei limiti è difficile andare, però Giulianova è sempre sul pezzo. A Recanati poteva vincere e non l'ha fatto per degli errori, oggi non ha avuto neanche tanta fortuna. Alla fine, se questa squadra non vince dal 23-24 di novembre, ci sarà un motivo. Il motivo principale, a mio avviso, è che questa squadra ha dei limiti e si trova a lavorare in una condizione ambientale non facile e senza la presenza forte di una società. Non è semplice. Del Grosso sta facendo il suo, lo sta facendo bene a mio avviso e merita fiducia. Quindi i tifosi avranno i loro motivi per contestare, però io penso che Del Grosso ha sposato questa causa di cercare di portare Giulianova alla salvezza, e lui, da giuliese puro sangue, senza interessarsi al fatto che c'è Bartolini come presidente, che Bartolini non è ben visto dalla città e quant'altro, lui sta lì per il Giulianova e va avanti per quel motivo. Quindi io penso che bisogna comunque incoraggiarlo. E poi però lui, che è uomo di calcio, ha detto una cosa molto interessante: le contestazioni possono aiutare a dare ancora qualcosa in più, e oggi Giulianova comunque ha fatto una partita tignosa, pugnace, purtroppo però alcuni episodi hanno condannato la squadra alla non vittoria, perché il primo tempo, se c'era una squadra che doveva segnare, era Giulianova, e invece lo ha fatto il Cattolica. A proposito di episodi, c'è un calcio di rigore richiesto da Giulianova per un fallo su D'Antonio, che poi invece viene sanzionato con il cartellino all'interno dell'area di rigore. Chiedo ai due mister, adesso la vediamo rallentata perché così altrimenti si capisce poco, che impressione avete rivedendola, mister? Beh, io mi sembra abbastanza evidente che ci ha provato il giocatore. Sì, un pochino sì. Non mi sembra che si lascia andare. Certo, avvicinata l'immagine dà un'altra impressione, così sembra. Magari dal vivo sembra che l'altro giocatore l'ha invece trattenuto anche. Credo, ha trattenuto, dopo. Sembra più netta dal vivo. Sì. Sembra più netta dal vivo, vero Andrea? Guarda, a me sembra netto con lo zoom, cioè non netto, mi correggo. È un rigore cercato. D'Antonio fa il possibile per cercare il contatto e probabilmente il contatto lo trova, non è un contatto negligente voluto dal difensore. Qualche arbitro, nel notare il contatto tra i due piedi, potrebbe anche dare il rigore. Qui, se non lo dà, è perché D'Antonio va platealmente a cercare e si lascia andare con grande facilità. Sono rigori che, se vengono dati, si dice beh, è stato bravo il giocatore che attacca a cercarselo, e qui però l'arbitro evidentemente ha fatto pesare più questo fatto di cercarselo che non un danno evidente procurato dal difensore. Il tocco tra i due piedi ci sta, ma se lo va a cercare il giocatore del Giulianova, D'Antonio. Peraltro Giulianova che giocherà di nuovo in casa contro il Fiuggi settimana prossima, lo staff di Giuliano non viene mai in TV, come mai? A dire la verità, noi il mister Del Grosso lo abbiamo invitato in più di una circostanza, poi qualche contrattempo, a volte dopo le sconfitte si fa fatica a parlare, in realtà non c'è stata mai l'occasione. Noi vorremmo avere o lui o insomma qualcuno che possa venire a parlare. Comunque, mister, passiamo alle questioni aragonesi, il tempo di cambiare la cromia tra un po' e farla diventare bianco-rosso vastese. Noi ci vediamo il servizio della partita, sconfitta per 2-1, eccole qua, diventa bianco-rosso vastese alle vostre spalle, Vasto Girardi, Vastese 2-1, vediamo il servizio. Dopo aver ripreso per ben tre volte il Porto Sant'Elpidio, un Vasto Girardi duro a morire tra i banchi per sostenere la prova d'esame vastese rigenerata dal cambio di guida tecnica con l'ex Campobasso ed Isernia Massimo Silva sulla panchina aragonese, sono arrivate due vittorie in altrettante uscite. Per mister Farina problemi solo a centrocampo in virtù dell'assenza di Pesce, si gioca sotto la direzione del fischietto cosentino del signor Gigliotti.
Poco meno di due giri di lancette, Bruni pesca Chiere Mateng che la gira tra le braccia di Dirienzo. Al nono ancora Bruni, questa volta prova lui, conclusione perfetta. Pallone sull'esterno della rete, al quarto d'ora sugli scudi il team altomolisano che sfrutta in maniera inefficace però una situazione di 3 contro 2. Bruni perde un prezioso tempo di gioco per calciare e viene murato dalla retroguardia abruzzese. Francesco Esposito al 18° per la Vestese, lato destro dell'area di rigore, mette i brividi agli altomolisani con questo diagonale che si perde al lato. 24° Vittorio Esposito cerca di destabilizzare la difesa avversaria, si apre il corridoio per Dos Santos, tempestivo l'intervento di Siaulis che blocca in uscita. Alla mezz'ora Albino Fazio direttamente dalla bandierina, nel mucchio un pallone leggero di Rienzo con i pugni, devia sul palo e sul proseguo dell'azione viene atterrato Pigozzi per Gigliotti, non c'è nulla di punibile. Capovolgimento di fronte, si rinnova il duello tra Vittorio Esposito e Siaulis, ad avere la meglio e ancora il portiere molisano. Ai titoli di coda un primo tempo dove possiamo porgere i nostri elogi ad entrambe le formazioni, tutt'altro che rinunciatari. La regia di Antonio Di Perna per introdurci nella ripresa. 3:40 di Lullo, si prende la licenza di calciare sulla traiettoria di Rienzo. Il pallone che termina sul fondo, al 12° Esposito fa correre Dos Santos, Siaulis può restare piantonato e braccare il pallone, spinge ancora la Vestese, Marianelli per la testa della corrente Dos Santos, le misure non sono quelle giuste. A questo punto il confronto ha bisogno di un episodio che arriva al 26° da un cross di Petrone, tocco di mani di Di Filippo per l'arbitro e calcio di rigore. Chiere Mateng si riconferma un cecchino infallibile dal dischetto, il Vasto Girardi è sopra nel punteggio anche se al 32° perde Mica Kailoschi, punito per un rosso diretto, per un fallo di reazione che aveva animato notevolmente l'ambiente con un duro faccia a faccia tra le panchine, placatosi fortunatamente nel migliore dei modi. Perso un colpo però il motore altomolisano non rallenta, anzi va in accelerazione. Mister Farina estromette Bruni per inserire Migno, proprio lui a far secco di Rienzo in uscita e a mandare in cielo la grossa fetta di Civitelle dipinta di giallo-blu che celebra un Vasto Girardi sensazionale. Sono 7 minuti di recupero per un finale assolutamente vietato ai deboli di cuore. Mischia in area locale, Di Filippo raccoglie e realizza il gol che rimette in piedi la Vastese, riapre i giochi. L'ultimo tremolio al tramonto della sfida, Pizzutelli si coordina, prende la mira, Siaulis si guadagna l'appellativo di eroe di giornata, finisce 2-1, una partita dalle innumerevoli ed intriganti emozioni. Sorride la squadra di Farina che si avvicina al traguardo salvezza, si carica allo stesso tempo per il derby di domenica prossima contro Lagnone. Non fa drammi la Vastese che depone con onore le armi alla luce di quanto di buono profuso sul terreno di gioco. Mi sono fermato. Oh, mister, mentre andava il servizio, non dico le mani nei capelli, ma abbiamo contato con le dita delle mani quante occasioni avete avuto. No, è stata una partita a viso aperto sicuramente, anche loro una squadra brillante, ci ha attaccato, però noi abbiamo avuto grandi opportunità, errori individuali un po' macroscopici, anche in fase difensiva. Il rigore di un giocatore così di esperienza è un peccato, che potevamo fare risultato anche oggi, insomma i play-off erano alla portata, ecco. Sono amareggiato perché una partita così poi sotto controllo potevamo fare più gol, ma con gli errori individuali sì, col lavoro, però dopo è chiaro che sono anche intuizioni del momento dei giocatori. Oggi peraltro avevate anche tantissime assenze. Ma tantissime no, però qualche assenza, ma la rosa è buona, quindi sicuramente non mi lamento di questo. Oh, le chiedono da casa se ci credete ai playoff oppure no. Ah, siamo lì. E abbiamo fatto queste due vittorie prime consecutive, addirittura tutte e due in rimonta. Sto rivedendo i gol. Sì. Allora, facendo aumentare il rammarico. No, ci crediamo, sì, siamo lì. Certo, non crediamo di essere nettamente più forti, magari di Pineto o Agnonese, però ce la giochiamo. Sono convinto anche perché abbiamo giocatori di qualità e quindi noi sul piano del gioco abbiamo insomma una qualità discreta e quindi
possiamo anche giocare la palla, fare buone cose, ecco, dopo bisognerebbe trasformarle. Tanto ci scrivono Silva, Di Michele, gemelli del gol che il Pescara poi non ha più avuto e di cui oggi probabilmente avrebbe un tremendo bisogno. Sì, sì. Beh, sia il Pescara, magari anche la Vastese oggi. Sì. Perché... Oh, ci spiega che cosa è successo a ridosso delle panchine ad un certo punto? Perché abbiamo visto due giocatori saltare, poi una mischia. Beh, no, c'è stato lo scontro, il giocatore del Vasto Girardi poi ha colpito il nostro gioco fermo e infatti il cartellino rosso. Ecco, dopo... questo è il calcio di rigore, questa è l'azione che porta al calcio di rigore che volevamo rivedere, perché come la definiamo quella di Nicolas Di Filippo? Beh, non lo so, io ammetto che l'arbitro ha visto il fallo di mano netto, chiaramente è stato sbilanciato il giocatore, però in questi casi anche sbilanciato, lui ha detto che è stato sbilanciato, quindi aprendo le braccia. Però riusciamo ad andare un po' indietro, Maurizio? Ti ringrazio, sicuramente perché... è stato spinto, però ecco, non si può discutere ogni volta questi episodi. Anche perché adesso districarsi... Ecco, lì è stato spinto col braccio sinistro, però lui... Poi nel calcio di oggi aprire le braccia è un calcio senza arti superiori. Sì, sì, io infatti non riesco, io che sono della vecchia generazione di calciatori, per darci un rigore prima ci dovevano crocifiggere, adesso basta che uno apre un po' il braccio, danno rigore, non parlo di questo, magari su altri rigori. Però ecco, ripeto, dà molto fastidio, poi anche purtroppo anche l'altro errore in fase difensiva dell'altro gol. Insomma, che ambiente ha trovato Massimo Silva? No, molto bene, di società, di organizzazione, molto bene, la squadra pure con dei buoni elementi, ecco questo. Questo è il gol del 2-0. Sì. Cioè, diciamo che insomma c'è stata una... Poi in un momento dove la partita si era un po' frenata e stavamo anzi pensando di fare dei cambi per vincerla, e proprio in quel momento è venuto il rigore. Poi c'è questo Siaulis che oggi è diventato davvero... Noi l'avevamo visto all'esordio in porta col Vasto Girardi e aveva fatto male, e adesso invece oggi qui, questo è il tiro di Pizzutelli, sì, alla fine fa una parata superlativa. Hanno detto che è nazionale lituano, beh oggi ha fatto molto bene, molto bene nell'azione del rigore. Peraltro c'è un giocatore a terra, ci scrivo, viva la sportività, effettivamente c'era un giocatore a terra. Dove può arrivare mister la Vastese? Vediamo la classifica, perché adesso forse adesso vi accorgerete del campo ba, noi? Ma noi non è che ce ne dobbiamo accorgere, però noi facciamo l'Abruzzo del pallone, mica il Molise del pallone, cioè con tutta la buona volontà noi guardiamo in casa nostra. Dove può arrivare la Vastese? Perché c'è un posto per tre, esatto, mi sembra di sì, o per quattro, o anche per, il Monte Giorgio, sì, per quattro, il Fiuggi sta facendo anche molto bene, però distante 6 punti dalla quinta, sì. Quindi però mi sembra che a livello anche di organico, l'Agnonese, Pineto, la Vastese siano, secondo me se la giocano loro, Monte Giorgio già ieri pareggiando a Chieti, mi sembra che sia questo, perché anche per, se lo meritano entrambe tra l'altro, sì. Sia Pineto che la Vastese, spero che possano fare i playoff. Mister Silva, il migliore della categoria, ci scrive Mario. Oh, a proposito, se il Vasto Girardi avrà il derby la settimana prossima, lo avrà anche la Vastese all'Aragona contro l'Avezzano. Allora, sì. Noi ci fermiamo per la pubblicità, così poi al rientro ci vediamo Avezzano Recanatese. A tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte, l'Abruzzo del pallone, diventiamo colorazione bianco-verde per l'Avezzano. Mister Silva, sei un grande, resta insieme ad Ottavio e inizia un buon lavoro dal prossimo anno. Abbiamo bisogno di gente come voi con la vostra esperienza a basso. C'è un altro per il mister? Mi pare di sì, lo vediamo subito. Innanzitutto il rapporto con il DS d'Ottavio è molto molto forte, questo da sì, sia un allenatore che un dirigente. No, era già un po' che noi tanti anni fa siamo stati a Benevento insieme in Serie C, e poi
poi così ci siamo un po' persi, poi io quando sono tornato a allenare in Serie D, allora ci siamo rincontrati, e mi ha chiamato qui a Vasto, mi ha fatto piacere perché ho visto una buona squadra, si può lavorare. Certamente lavorare dall'inizio è non tanto per i giocatori, ma è un altro discorso, perché si ha più tempo di dare magari qualche, non 100 concetti, ma qualcosa in più sicuramente. Intanto le scrivono: domenica Vastese Avezzano uno fisso, è d'accordo? Ci mancherebbe che Misa non è d'accordo. Il problema è che sicuramente non saranno d'accordo ad Avezzano. E adesso vediamoci il servizio di Avezzano. Re Canatese è terminata 0-0 al servizio di Paolo Renzetti. Inizia con un pareggio senza reti, il Liguori bis sulla panchina dell'Avezzano, con i biancoverdi che nel finale arrivano ad un passo dalla vittoria, dimostrando comunque di poter lottare fino alla fine del campionato con il coltello fra i denti. Marsicani con una difesa rabberciata per le assenze di Siracusa e di Gianfelice, e con Magri in panchina non al meglio, ospiti senza il bomber Pera. Il primo acuto al nono è marchigiano, con un tiro dei 25 metri di Borrelli che spedisce il pallone di poco sopra la traversa della porta, difesa da Patania. Spinge ancora la formazione ospite con Titone pericoloso anche al 19esimo, con una conclusione dall'interno dell'area marsicana che fa però finire il pallone al lato. La squadra giallorossa fa la partita con i padroni di casa a provare a creare problemi in contropiede, senza però riuscire a rendersi veramente pericolosi. Al 36esimo si vede però anche l'Avezzano con un bel tiro dalla grande distanza di Traditi, parato in due tempi da Marco Antonini. Il match, nonostante la differenza di punti tra le due formazioni, è piuttosto equilibrato, con i marsicani mai veramente in affanno al cospetto della Re Canatese. L'occasione più clamorosa capita però al 43esimo ai leopardiani, con Borrelli che di testa mette la sfera fuori di un nulla, con Patania praticamente battuto. Al 44esimo poi cancelli per i padroni di casa dopo una buona giocata dal limite dell'area di rigore. Marchigiana tira però centralmente. Nella ripresa avvio all'insegna dell'assoluto equilibrio con i portieri inoperosi. Da segnalare solo al 12esimo la doppia sostituzione in casa marsicana, con l'ingresso in campo di Romano Puglielli e di Ciolacu per Cancelli e Coppola. Match avarissimo di emozioni, con gli ospiti che al 31esimo chiedono un rigore per un sospetto tocco con la mano di Jacopo Puglielli in area di rigore, con il direttore di gara che fa proseguire con ampi gesti. Al 33esimo sembra però fatta per il vantaggio degli ospiti, ma sul colpo di testa ravvicinato di Rutiens Patania è sensazionale, salvando porta il risultato. Cresce con il trascorrere dei minuti la pressione dei giallorossi ospiti, con l'Avezzano ora in affanno, ma che si rivede in contropiede al 40esimo con il neo entrato Masini, murato da un difensore ospite. Poi il finale, con al 45esimo il gol divorato dallo stesso Masini a due passi da Marco Antonini, e poi l'occasione sciupata poco dopo da Ciolacu al 48esimo, in un finale di partita amaro per i biancoverdi, che gettano alle ortiche l'occasione per incamerare i tre punti. E domenica prossima ci sarà il derby di Vasto. Liguori, nel finale l'Avezzano ha avuto due occasioni per vincere questa partita, ma la risposta che il presidente e che i tifosi si aspettavano è arrivata. Sinceramente sono contento che abbiamo accontentato il presidente, abbiamo accontentato i tifosi, ma questa è una risposta che dobbiamo a noi, dobbiamo al gruppo, dobbiamo allo spogliatoio. Noi adesso, già ho detto ai ragazzi, contento della prestazione, purtroppo non possiamo stare lì a cullarci, contenti che abbiamo fatto una buona partita. Noi dobbiamo adesso mettere da parte tutto, mettere la testa bassa, pedalare e preparare subito Vasto, assolutamente. Quando è arrivata la chiamata del presidente Paris, Liguori cosa ha pensato qualche giorno fa? Io sono tornato per lo stesso motivo per cui sono andato via. Io sono andato via per levare pressione alla squadra, sono andato via per cercare di rasserenare l'ambiente, sono andato via perché pensavo che era un atto, e sono ancora convinto, un atto dovuto verso una società che non ci ha mai fatto mancare nulla, nonostante i risultati non arrivavano, e quindi ho preferito farmi da parte. Non le nascondo che quando mi è arrivata la chiamata del presidente, per una questione non di... la rivalsa non c'è mai stata, perché quella non c'entra nulla, ma è una questione d'affetto verso i ragazzi, perché io credevo in quel gruppo prima e credo ancora di più oggi in questo gruppo. E Liguori crede nella salvezza diretta? Assolutamente sì, se non credevo nella salvezza diretta io non avevo nessun obbligo contrattuale, nessun vincolo per tornare. Io mi ero dimesso, avevo lasciato tutto nelle mani del presidente. Io sono tornato perché ci credo, assolutamente, non perché non avevo cosa fare a casa, assolutamente. Non è stata una gara spettacolare, l'importanza della posta in palio probabilmente ha bloccato un po' i giocatori delle due squadre per larghi tratti di partita.
Sì, non è stata una partita a livello tecnico esaltante, sia per merito dell'Avezzano che chiudeva tutti gli spazi, per cui non era facile. Poi il campo non ti permette, secondo me, di fare un certo tipo di calcio, perché diventa tutto più difficile, di conseguenza abbiamo trovato difficoltà. Quali sensazioni all'ingresso in campo al De Marsi dopo la tua esperienza passata sulla panchina biancoverde? Ma come dicevo prima, ad Avezzano io devo ringraziare il presidente che mi ha chiamato, dove facemmo un primo anno molto bello. Sensazioni sono positive, perché ho lasciato tanti amici, siamo stati bene insieme, abbiamo raccolto tante emozioni, tante soddisfazioni, e sinceramente mi auguro che l'Avezzano, che è una piazza secondo me importante, una piazza dove si respira calcio, possa riuscire a raggiungere la salvezza. A proposito di ex attaccanti del Pescara, Federico Giampaolo, per l'appunto in epoca più recente ovviamente rispetto a Massimo Silva. Mister, te che conosci benissimo la realtà di Avezzano, prima abbiamo intravisto la volata salvezza, ma secondo te questa squadra quante possibilità ha di centrare la salvezza diretta? Mi sembra complicato, quasi impossibile. Con i play-out, perché averli già nella memoria, averli già nel file mentale, i play-out, Jacopo, e averli vinti l'anno scorso, può dare una mano? Sì, Andrea? Sì, c'è il comunicato, un altro comunicato della Teramo Calcio, c'è Teo Di Mascio, il nuovo allenatore della prima squadra, arrivato in questo momento. Sì, tra un po' lo vediamo. Diciamo, quando ti rimane in testa il fatto di aver già fatto il play-out e averlo vinto, eccolo qua il comunicato, ti può dare una mano? Intanto bisogna evitare il penultimo posto, perché purtroppo quello ancora è quello che fa la differenza nelle squadre che stanno lì per i play-out. Fare i play-out in casa, come è successo l'anno scorso per l'Avezzano, è stato positivo, perché l'anno scorso io c'ero a quella partita e l'averla giocata in casa ha fatto la differenza. E io non lo so, la salvezza diretta, faccio fatica a credere sinceramente in una di queste squadre, se non un po' più il Cattolica come trend in questo momento, sì. Quindi mi organizzerei per compattare, per avere un'idea, per avere una strategia, per avere una squadra pronta per i play-out, per quella partita, ma più che altro evitare anche il penultimo posto, che purtroppo però è ancora in ballo per tutte, secondo me, tutte le squadre lì giù, quindi, perché tutte ci stanno credendo ai play-out. E questo significherebbe qualcuno purtroppo però retrocederà in maniera diretta. Certo. A Mister Silva invece chiedo se si aspetta, insomma, di trovarsi di fronte una squadra che avrà bisogno, è vero, come l'ossigeno di punti. Questo sì, io ultimamente li ho visti, la squadra è più compatta, non è facile da superare, li ho visti col Notaresco, fecero una buona gara. Sì. E quindi, insomma, poi sono partite difficili, come è stata domenica scorsa con la Jesina, magari giustamente un po' si chiudono, con le ripartenze ti possono mettere anche in difficoltà, poi credo siano appunto in momento di compattezza proprio anche morale della squadra, quindi per noi non sarà facile. Questo è l'episodio che tra un po' rivediamo, ha protestato la Recanatese per un fallo di mano, intanto Patania anche oggi ha fatto una parata, vero Andrea? Quella che abbiamo appena visto? Tra quella di Esi e questa qui sono... Ecco qua, Patania in mezzo, grazie a lui Avezzano almeno 3 punti in più. Sì, e devo dire che non mi aspettavo questo impatto, ero molto scettico io sull'avvento di Patania ad Avezzano. E peraltro domenica prossima sarà un ex. Sarà un ex, però ha portato con i suoi interventi 3 o 4 punti in queste poche partite che ha giocato. Vediamo l'episodio protestato dalle Canatese per un eventuale fallo di mano di Puglielli. Io oggi, prima di andare in onda, l'abbiamo visto e rivisto, a me sinceramente non sembra, no. Cioè, non lo so, vi chiedo. No, se... no, ma c'è vicino al corpo, mi sembra, no? È vero che adesso si fanno le disamine anche al microscopio, poi voglio dire,
fallo di mano eventuale di Puglielli, che ha il mio stesso nome, quindi io per partito preso dico che non è, scherzo. Girato, braccio stretto, sì, mi sembra, sì. E dopo... Tra l'altro l'arbitro è molto ben piazzato, cioè noi siamo impallati dal corpo di Puglielli, ma l'arbitro è messo in condizione tale da poter valutare al meglio se era fallo oppure no. Guardate lì dov'è. Sì, sì, assolutamente. Vediamo la rincorsa salvezza. Prima l'avevamo intravista e diceva bene mister Lucarelli, il trend probabilmente in questo momento premia il Cattolica, che guardate, è vero mister, c'è stato un, praticamente quasi per l'intera stagione è stata distanziata tantissimo. Noi non abbiamo messo la Jesina, che è molto distante e la vedo complicata un'eventuale rimonta. Però questo trend in ascesa può essere il fattore determinante oppure serviranno anche altre cose? Beh, come diceva poi il mister oggi del Cattolica, il pareggio a Giulianova è un buonissimo punto, perché loro è il trend che è positivo, quindi l'importante è fare punti sempre, poi se ogni tanto ci scappano i tre punti si fa un salto in avanti. Considerate che la San Giustese nelle ultime 9 partite, mi sembra, le ultime 10 ne ha perse 9 e ha vinto solo ad Avezzano, sì. Quindi è nel trend più negativo di tutte. Il Chieti adesso ha sulle prossime 3 partite ne ha 2 in casa, potrebbe sfruttare questa occasione per togliersi da quel penultimo posto. L'obiettivo secondo me è di andare entrambe tutte e 3 ai playout, secondo sì. me sarebbe già tantissimo per le squadre abruzzesi. Chiedo a Massimo Silva stessa domanda, in questi casi conta più come ci si arriva alla parte finale del campionato oppure contano conta anche l'esperienza dei giocatori che magari un playout l'hanno già fatto e l'hanno vinto? Che cosa conta? Come ha detto il mister prima, l'importante è fare playout in casa, non c'è storia, perché parte partita unica e poi il risultato, non so, mi sembra il 120esimo. Sì. E poi quindi, vale il miglior piazzamento. Esatto, quindi l'obiettivo deve essere quello delle squadre principali. Dopo è chiaro che se uno insomma, va a crescere nel finale ha una buona condizione, nelle ultime di campionato tutto può succedere. Si può vincere magari anche con una delle prime, no? Certo. Con maggiori motivazioni. Eh sì, vedremo come andrà a finire. Mi sembra che ci sia un messaggio per mister Lucarelli, che giuro non è stato fatto appositamente, però la domanda è specifica. Tornerebbe Lucarelli ad Avezzano? No, io penso che mai dire mai, però ci sono state già delle situazioni in passato, ma io Avezzano lo penso di aver concluso un po' per il momento il ciclo. Abbiamo vinto il campionato, ho fatto un anno di Serie D bene, molto bene. E poi ho voglia, negli ultimi anni ho girato un pochettino e quindi l'anno scorso a Chieti vincendo un altro campionato, quindi io penso che mi piace continuare a stare fuori e a fare altre esperienze, sono uno che gli piace andare un po' in giro. In giro? Sì, sì. Sì, Andrea, scusa. Ma il mister che idea si è fatto di quello che è accaduto ad Avezzano in questa stagione sportiva, ma forse potremmo dire negli ultimi 15 mesi? Ma io ho un'idea un po' particolare di Avezzano, sicuramente tanta confusione come detto tu in passato e quindi è inutile che si nasconde un po' questa cosa, tanta confusione, alla fine la speranza di salvarsi c'è ed è giusto che la si cavalchi. Io credo che ad Avezzano gli ultimi 5 anni, questo è il quinto anno che fa la Serie D, quello che mi dispiace un po' è che ogni anno è come se fosse una start-up e quindi non c'è mai stato un progetto vero e proprio di costruire qualcosa, una casa dalle fondamenta, si costruisce sempre dal tetto e in 5 anni mi sarei aspettato qualcosa di diverso e non come se tutti gli anni bisogna ripartire con progetti da zero. Ogni volta, cioè, anche se c'è stato un interregno di un'altra società, però fondamentalmente c'è sempre stato la passione del presidente Paris che rimane tanta, però bisogna avere strategie e idee per poter consolidare una piazza come Avezzano, non fare voli troppo esagerati. E quindi secondo me è questo quello che mi dispiace Avezzano, che si poteva fare in 5 anni una costruzione diversa. Tanto te li voglio anche a Chieti, poi ne parliamo nella parte finale perché è la partita di ieri. Intanto a Massimo Silva faccio vedere una delle dirette concorrenti a un posto playoff per la Vastese e infatti il nostro studio diventa bianco-celeste, bianco-azzurro come il Pineto che pareggia a Iesi 1-1, vediamo.
Un punto che serve più al Pineto che alla Jesina. È finita 1-1 al Pacifico Carotti al termine di una gara dai due volti. Emozionante il primo tempo, da cancellare la ripresa. I Leoncelli con il pari interrompono la serie di sconfitte, 6 consecutive, ma il punto non serve praticamente a nulla perché la classifica resta drammatica. La prima frazione è spumeggiante, dopo appena 4 giri di lancette i locali creano ben 3 pericoli dalle parti di Amadio, che viene impegnato subito da un tiro insidioso di Selvaggio. Dal corner successivo i Leoncelli colpiscono il palo con Bagioli. L'azione prosegue, alla fine arriva anche la traversa di Villanova. Passato il momento di difficoltà, il Pineto si riorganizza e inizia a guadagnare metri a centrocampo, ma è ancora la Jesina a sfiorare il vantaggio. La fucilata di Villanova termina non lontana alla destra della porta difesa da Amadio. I marchigiani mettono in campo il cuore e l'agonismo, ospiti pericolosi al 26esimo, punizione da destra e testa di Simone Tomassini. La sfera si impenna e termina sul fondo. Grave disattenzione della retroguardia di casa al minuto 32. Festa si ritrova il pallone per la battuta a rete, ma la mira è imprecisa. Il Pineto sblocca la partita poco dopo. Angolo di Marianeschi. Speranza lasciato colpevolmente solo. Il difensore centrale incorna. La palla viene sporcata da un difensore, ma termina ugualmente in fondo al sacco. Speranza dovrà poi lasciare il campo per infortunio. Parte nel frattempo la contestazione dei tifosi di casa contro la società, con il presidente Giancarlo Chiariotti invitato dalla questura a non essere presente allo stadio. Nel momento in cui gli abruzzesi erano in inferiorità numerica per consentire i soccorsi a Speranza e in attesa della sostituzione con Bianciardi, arriva il pari di Nepi. Imbucata perfetta, dribbling tra due avversari e palla sul palo lontano. Altro cambio per infortunio in casa biancazzurra: si fa male Della Quercia, al suo posto Marini. Primo tempo che terminerà dopo 3 minuti di recupero. Nella ripresa subito 2 cambi, uno per parte: D'Angelo al posto di Festa nel Pineto, Barchiesi al posto di Nacciarriti tra i Leoncelli. Per oltre mezz'ora non accadrà praticamente nulla. Da segnalare però una bella discesa di Alessandro per gli ospiti e una punizione dalla distanza di Acquadro con Anconetani, che interviene in maniera goffa. Da annotare poi l'espulsione dalla panchina di Di Renzo per proteste, e in pieno recupero l'occasione ghiotta dei locali sul contropiede di Villanova, che arriva però poco lucido al tiro, e su questo episodio arriva il triplice fischio del direttore di gara. Mister, un punto che serve al poco, però abbiamo visto una Jesina determinata, carica, con una dose agonistica piuttosto importante. Primi 4 minuti avete colpito un palo, una traversa e avete impegnato Amadio con il tiro di Selvaggio. Vuol dire che siamo in un periodo molto fortunato, se non guardo anche all'ultimo, al 93esimo, che abbiamo avuto la palla. Succederà che potremmo vincere anche le partite al 90 alla fine. Villanova è arrivato stanco, aveva dato tanto durante la partita. Fa tutto bene, è partito così col destro, vabbè, ci sta comunque. Sotto l'aspetto era importante riprendere, rifare il risultato. Lei ha detto bene, ci avevamo messo tutto, la squadra sta dando tutto. Non è facile a livello psicologico nella nostra situazione. Detto questo, abbiamo affrontato una squadra molto importante, che ha nella sua rosa anche i cambi molto importanti. Dopo, se sconfitta, era importante muovere la classifica. E niente, si riparte con un pizzico di entusiasmo in più, che ci serve, e anche con un pizzico di convinzione in più. Ci sono 30 punti ancora a disposizione. No, ma i punti sono tanti, è normale che qualcosa ci deve girare al meglio, perché non basta l'impegno, le situazioni le creiamo, occasioni ne abbiamo. Mister, un primo tempo completamente diverso rispetto ad una ripresa a scialba. Avete sofferto i primi 5-6 minuti perché la Jesina è partita subito a sprombattuto, poi vi siete riorganizzati. Sì, proprio così, siamo partiti un po' contratti, la Jesina ci ha sorpreso su 2 calci piazzati, è andata vicino al gol, e poi man mano che passava un po' i minuti abbiamo preso campo, abbiamo provato a giocare, anche se il campo non è che permetteva di fare buone geometrie, però nonostante tutto ci siamo avvicinati in prima circostanza all'area della Jesina, e poi siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto pure una palla importante per raddoppiare.
Poi abbiamo avuto delle situazioni un po' negative per quanto riguarda infortuni, eravamo già assenti con un difensore centrale Pepe, si è fatto male Speranza, ho dovuto adattare Biangiardi, tra l'altro ha fatto molto bene il difensore centrale, poi si è fatto male Della Quercia, quindi abbiamo dovuto rivoluzionare l'assetto difensivo e... Però tutto sommato ci siamo difesi con ordine, perché poi abbiamo trovato di fronte una Jesina che è ancora una squadra viva, sapevo di affrontare una squadra ancora in salute, che crede ancora nella salvezza, e qui a Jesi so che è difficile per tutti fare risultato. È un punto che però serve più al Pineto che alla Jesina. Sì, beh, io dico i punti servono sempre, bisogna dare continuità alle prestazioni, mancano ancora 10 gare, ci sono 30 punti a disposizione, penso i giochi sono aperti un po' per tutti quanti. Pareggio 1-1 dunque a Jesi, complimenti a Ivan Speranza, gli facciamo in bocca al lupo perché abbiamo visto che è uscito per infortunio. Io ringrazio, lo saluto, è stato gentilissimo, di ritorno da Agnone Massimo Silva, grazie mister per essere stato in nostra compagnia e buon rientro. Andrea, un po' di delusione per questo pareggio del Pineto, che forse oggi aveva, non dico il match point perché manca ancora tanto, però chiave playoff aveva un'occasione più unica che rara. È vero, perché la Jesina era in grande crisi ed è l'ultima squadra del campionato, però questo conferma anche quella che è l'attitudine del Pineto di Amaulo, che abbiamo imparato a conoscere non solo e non tanto quest'anno, nelle poche giornate in cui è stato sulla panchina del Pineto, ma soprattutto nelle ultime stagioni. Pineto è una squadra che contro le big è tremenda, perché Amaulo sa preparare benissimo la partita sugli avversari, e infatti contro le squadre più forti, Notaresco ha perso a Pineto, il Campobasso ha pareggiato, il Pineto ha rimontato, quindi contro queste squadre il Pineto è tremendo. Quando gioca contro le cosiddette piccole, lì c'è un po' più di difficoltà, tanto che oggi il Pineto è andato in vantaggio in un primo tempo che era stato nella prima parte dominato dalla Jesina, che aveva avuto diverse occasioni importanti. Diciamo che da questo punto di vista non c'è niente di nuovo, è un peccato, perché poi quello che si fa con le grandi squadre il Pineto non riesce ulteriormente a valorizzarlo con le squadre di media piccola taglia. Però l'Agnonese ha perso, quindi il bicchiere mezzo pieno può essere visto nella misura in cui c'è un punto guadagnato, e quindi c'è l'aggancio proprio al quinto posto alla squadra molisana. Certamente la battaglia per almeno la quinta piazza può proseguire. Noi siamo quasi arrivati in chiusura, però con mister Lucarelli, prima di parlare del Chieti che ha giocato ieri, perché poi torniamo a bomba, ci devi raccontare di un progetto che hai anche legato soprattutto alla serie D, che è molto interessante. Sì, diciamo che avendo tanto tempo quest'anno a disposizione, insieme a un mio collaboratore che ho conosciuto poi a Lanciano, che fa il match analysis, si è patentato proprio poco fa a Coverciano, e abbiamo provato a studiare, a vedere tante partite tramite sia sul campo che poi tramite Y Scout, la piattaforma, sì, che ti permette di vedere tutti i campionati e andare a visionare un po' tutte le squadre di Serie D. Abbiamo fatto una specie di scouting vero e proprio e stiamo preparando un progetto che, nel senso che in base all'idea di gioco di un allenatore, casomai potrei essere io in questo caso, un'idea di gioco, un modulo, un sistema, trovare tutti quei calciatori con delle caratteristiche giuste per sviluppare quel sistema di gioco. Una specie di profilazione del giocatore sulla base del sistema di gioco. Esatto, sempre alla base ci deve essere un'idea di come si vuole giocare, però ecco, andare eventualmente in una squadra che, da quale vieni chiamato e presenti questo progetto, non vuole sostituirsi al direttore sportivo, ma vuole essere un supporto per collaborare, certo, con un direttore sportivo nella richiesta e nella ricerca di alcuni calciatori che potrebbero andare bene, perché secondo me in questo spesso è anche la classifica della Serie D, fai vedere una cosa, che le prime squadre hanno comunque un'organizzazione nell'area tecnica. Vediamo la classifica. Ecco, non è un caso che le squadre che stanno giù, per tanti motivi naturalmente, però mi sembra, di conoscendole, che non c'è una grande organizzazione a livello tecnico, cioè addirittura manca il direttore sportivo, che a volte può essere anche una figura un po' delle volte non rassicurante, ma per altre squadre è fondamentale. Però secondo me un'organizzazione tecnica su chi sceglie i giocatori in base all'allenatore, l'idea di gioco, è fondamentale.
tante volte questo progetto non viene fatto, ed ecco qui che nascono delle squadre strane, dove non si vanno, si cerca casomai un difensore centrale per una difesa a 4, in realtà un presidente te ne prende uno per una difesa a 3, che c'è una differenza grandissima. E la stessa cosa per un giocatore davanti alla difesa, casomai si cerca un centrocampista che faccia filtro o protegga, casomai l'allenatore è un allenatore che vuole invece un play, un centrocampista che faccia gioco. E quindi ecco qua. Posso chiederti una curiosità da amante soprattutto del calcio e delle sue statistiche, quindi mi hai, ecco perché ne parlo e sono completamente catturato da questo progetto. Posso chiederti qual è la tipologia di giocatore, cioè il ruolo che più spesso un allenatore fa fatica ad individuare? Che si può confondere spesso con magari un giocatore simile, ma che poi quello è un ruolo specifico che uno non direbbe mai. Tu hai detto magari il mediano davanti alla difesa, normalmente viene inserito nella categoria centrocampisti, ma in realtà sappiamo che è un centrocampista un po' particolare, ecco, non so se sì, è casomai una squadra che deve vincere un campionato, e quindi immagina di avere un possesso palla, un dominio diciamo sull'avversario, ha bisogno di un centrocampo che almeno nel play, nel centrocampista centrale, abbia le caratteristiche di avere personalità, di andare a ricevere palla in mezzo anche agli avversari, di non aver paura nel gestire, ma soprattutto anche di verticalizzare e non fare solo i passaggi orizzontali verso il difensore centrale. Oppure si sbaglia anche spesso l'attaccante, che non si riesce a capire se è una prima punta o una seconda punta, sono caratteristiche completamente diverse. Poi ci deve essere sempre di fondo una base, un'idea di come si vuole costruire la squadra, spesso questo non viene fatto. Secondo me nelle ultime tre le squadre che stanno purtroppo un po' soffrendo è mancato anche un po' questo. Progetto che si svilupperà come? Progetto che ci sarà l'idea di qualche società di ascoltare, di vedere come è stato organizzato, la voglia di farlo presentare alle società, ai direttori, a chiunque vuole provare questo, non un nuovo modo, semplicemente un'idea ragionata di come arrivare ad avere una squadra con delle caratteristiche giuste per l'allenatore che vuole fare quel tipo di campionato in base sempre all'obiettivo. Vogliamo dire il nome dell'altra persona che ti affianca? Sì, no, Simone Masciarelli è un ragazzo di Lanciano che ha cominciato questo percorso a Corcia, bravissimo match analysis secondo me, che appena sono andato via da Lanciano dopo 3 settimane, perché poi a me succede anche questo, che mi sono dimesso, lui è voluto venire via lo stesso. Le 3 settimane che abbiamo lavorato gli è piaciuto tanto il modo in cui stavamo cominciando questo percorso a Lanciano, e nella speranza di trovare una piazza giusta il prossimo anno, di trovare una che ci possa dare la possibilità di lavorare, andare con un'idea almeno in Serie D di una certa importanza per portare delle idee. Non vogliamo inventarci nulla perché nel calcio è tutto già abbastanza chiaro, però avere un'idea concreta di come fare calcio. A proposito di giocatori e quant'altro, vediamo le immagini del 2-2 di ieri del Chieti contro il Monte Giorgio. Che cosa manca più di tutti a questa squadra in questo momento? In questo momento a Chieti credo che manca un po', non mi piace mai dirlo, però un po' di fortuna, perché l'episodio giusto che faccia un po' cambiare il trend. Il pareggio di ieri secondo me può essere una ripartenza, vi ho detto adesso 3 partite, la prima, la prossima complicata a Recanati, ma poi ha 2 partite in casa dove può e deve cercare di vincerle entrambe, e manca un po' questo, il fatto di aver cambiato comunque allenatore, molti giocatori, non aiuta nessuno, non si riesce a fare squadra. Si fa tanta confusione, si cambia spesso modulo, giocatori, ne arrivano altri. Io ci credo e ci spero che il Chieti possa salvarsi, perché sono legato tantissimo alla piazza e credo pure, vado un po' in controtendenza, il presidente Trevisan ha fatto le sue scelte, ma sta facendo veramente tanti sforzi, l'ha fatti, non ci si può dire nulla sia a Trevisan che allo stesso presidente Mergiotti, quindi io credo che... Certo, gli errori ci sono stati, quindi se sono persone intelligenti possono tranquillamente ripartire. Se il Chieti dovesse salvarsi, secondo me il prossimo anno farà benissimo, perché non credo che si possa ricadere negli stessi errori e mi auguro che ce la faccia sinceramente. In questo ritrovare lo stadio Angelini forse potrebbe dare una mano. Andrea, tempo fa ricordo di aver intervistato Pino Di Meo, che è stato l'intermezzo tra le due gestioni grandoni, dopo una sconfitta disse... Ovviamente con un surplus di speranza, il Chieti al 70-80% di salvarsi. Ora chiaramente per tutta una serie di motivi le cose non stanno più così. Che percentuale, però ne approfitto per chiederti, che percentuale
Chiedi di salvarsi non direttamente, ma anche passando dai play-out. 50%. In fondo la zona play-out è lì a due punti e poi nella partita secca ce la si gioca. La distanza dal play-out è tutt'altro che abissale, è lì. Quindi bisogna prendere una posizione play-out. La fortuna per chi sta in zona play-out è che corrono tra virgolette quelle che stanno fuori la zona play-out, quindi nella zona salvezza. L'importante è che non corra chi sta dentro la griglia, perché c'è sempre il rischio di scavare quel solco di 8 o più punti, ma in quella zona lì ora c'è grande compattezza, quindi intanto è importante evitare la retrocessione diretta. Ecco perché io alzo, o meglio, abbasso la soglia rispetto a quello che ha detto Di Meo tempo fa, ma la alzo con un briciolo più di fiducia nei confronti del Chieti. Sarà poi determinante a questo punto ritrovare il proprio stadio. Io ricordo che lo scorso anno il mister con il Chieti ha un po' faticato a chiudere il campionato perché ha gettato alcuni punti per strada per via delle pessime condizioni del manto erboso. Però in questo momento avere il proprio stadio, il proprio ambiente, può fare la differenza, perché il Chieti è errante da inizio stagione e invece chiudere il campionato, gli ultimi due mesi e mezzo nel proprio stadio, magari farci anche il play-out, perché no, può fare la differenza. Ritrovare l'Angelini è il primo passo. Sì, anche perché credo che l'abbiano sistemato. Sì, quindi credo che si tornerà a giocare contro il Giulianova? Primo marzo. Così ha dichiarato il consigliere comunale, sì. Vitale. Me lo auguro, perché l'anno scorso era indecente il campo dello stadio Angelini, noi avremmo potuto chiudere il campionato con 5-6 giornate d'anticipo, lo chiudemmo solo a 3 partendo da meno 9, quindi poteva essere un'altra cosa, quindi spero di sì. Prossimo turno, siamo in chiusura. 25esima giornata, Porto Sant'Elpidio, Notaresco, Cattolica San Giustese, Giulianova, Fiuggi, Materica Jesina, Monte Giorgio Campobasso, Agnonese Vasto Girardi, Pineto Tolentino, Recanatese Chieti e poi all'Aragona scontro tutto abruzzese Vastese Avezzano. Che partita andrei a vedere, mister? Se ce n'è tra questi oppure anche un'altra, magari. Non lo so, perché partite proprio vicinissime non ce ne sono, diciamo, mi dovrei spostare di più. Poi faccio fatica ad andare a vedere partite dove i terreni di gioco sono veramente indecenti, tipo Giulianova, il campo è difficilissimo e si fa tutto meno che calcio. Mi sembra di capire un po', ecco, il Pineto, oppure addirittura andare a vedere il derby a Vasto, ma è una di queste. Va bene, e sarà la giornata numero 25, grazie ad Alessandro Lucarelli, grazie mister per essere stato con noi e ovviamente in bocca al lupo per questo tuo progetto, che ovviamente speriamo che vada, che sia di aiuto alle società che vogliono costruire una squadra e abbiano modo di trovare aderenza tra il giocatore che cerca e il giocatore poi che vai a prendere. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Ritroverete Andrea Costantini domani sera nel corso di replay, ovviamente sì. Puntata super, perché ovviamente c'è la sconfitta contro il Cittadella di cui parlare. Ma soprattutto, e ne approfitto per darvi l'appuntamento a domenica prossima, che sarà un Abruzzo del pallone, come Andrea? Diretta a stadio. Una domenica molto impegnativa, perché solo il Teramo giocherà di sabato alle 15 a Rieti, e poi la Serie D e la sera il Pescara si giocheranno tutte di domenica. Crotone Pescara alle ore 21, domenica sera, chiaramente la D nel pomeriggio, quindi una super domenica, soprattutto per Maurizio Daguì. Eh sì, assolutamente sì. Dunque, vi diamo appuntamento a domenica prossima. Sarà un'edizione più compatta, più stretta, più short dell'Abruzzo del pallone, perché poi alle 20:30 saremo in collegamento con Lezio Scida di Crotone per Crotone Pescara, con Paolo Renzetti a Crotone e Andrea Costantini in studio. Ci vediamo domenica prossima con l'Abruzzo del pallone. Buona domenica.